In the Chianciano Biennale, we have the pleasure to present artists from all over the world. A good example are our two friends here, John from New York and Monica from Vienna, Austria. Artists from many nations, such as the USA, Israel, Korea, the Philippines, just to name a few. Many of the artists participating in the Biennale have previously exhibited in important museums like the National Museum of Beijing, the Picasso Museum in Malaga, the Van Gogh Museum in Amsterdam, and Fusion Art Museum in New York, to name a few. But for the curators, previous museum shows are not determining factors. What is important is the capacity of the artists, their talent, what they are communicating, and the emotions they convey. Banconote. The money, i soldi sembrano un po' la sua ossessione, perché ci sono sempre banconote nelle sue opere? I want to show the people that money is not so important in the life. Vorrei mostrare alla gente che i soldi non sono così importanti. I make a transformation from taglio i soldi, li distruggo e li trasformo in arte. Peace. L'ossessione di Mary Segerfolk, artista svedese per la prima volta in Italia che vanta esposizioni nei musei più prestigiosi del mondo e che da ottobre esporrà al Louvre, sono invece i materiali. Questo oggetto è una tavola di metallo che ha circa 100 anni, che viene dal tetto di una chiesa. This is church roofs, 100 years old. And I work with my hands in old scissors. Io lavoro con le mie mani e con delle forbici antiche. Taglio il metallo e lo cucio nel cuoio. Sono un artista che lavora al tessile. I've got so nervous. What do you know about? Conosceva già Chianciano Terme? Not much. It's an old water. Onestamente non so molto di Chianciano, a parte il fatto che è un'antica città termale che dai tempi romani aiuta ad essere più sano sia in corpo che in spirito. C'è una bella aria, aiuta tutta la persona. I think. Yeah. Ha invece già esposto in Italia, a Firenze e Ferrara, l'artista canadese Mona Youssef. Otis, a Chianciano ha portato la sua opera preferita, ce la può presentare? The title is Blue Shadows. Questo quadro è intitolato Ombre Blu. One color, which is blue. È l'idea di lavorare solo con un colore, che sarebbe il blu. Usando molte tonalità di questo colore, evidenzio le ombre e la profondità. So you see all the depths of the snow with the shadow, so all just with one. Le forme e le trasparenze del ghiaccio, tutto solo con il blu. In a curve, going away, and then this responding there. And it's going just to the vanishing point. La forma è circolare, so per simboleggiare la circolarità del mondo. And that's about it. Dal blu di Mona Youssef alle tinte forti e misteriosi di Sissel Orland, artista norvegese che ha scelto come paese di residenza artistica la Danimarca. Mi piace molto il modo in cui è stato allestito. Sono qua con due quadri e sono contento. Ho appena chiuso la mia mostra personale in Norvegia per venire qui ed è bellissimo conoscere artisti da tutto il mondo. È stato un piacere salutare persone dalla Nuova Zelanda, dall'Austria e da molte altre nazioni. Mi è fatto anche piacere conoscere gli organizzatori, Francesco e Maria. È stato bello.